tacchi se non avevamo neanche. Era voluto, era voluto. E sì, web e social, quando l'ho detto a mio papà che un giornalista mi ha detto non ci posso credere, almeno ci avrei messo la mano sul fuoco, insomma. E ogni tanto mi dice Vale rallenta, per favore rallenta, perché i suoi collaboratori gli dicono sempre tua figlia è più attiva di te. Però è vero. Ricordiamo, cioè papà insomma. Sì, papà è il direttore di Runner's World, esatto. Che è la rivista di corsa e che suppongo sia molto conosciuta, non sono certa sia molto conosciuta, per cui... ovviamente lui ha persone che lo aiutano per fare questa cosa, io no, e quindi mi piace molto tenerla mia. Mi piace molto... serve un social media manager, fatevi avanti che... No, non lo voglio. Ah, ok, ok. Mi piace perché mi diverte un sacco, perché è anche un modo per staccare. Certo, bisogna trovare il giusto, no, il giusto limite, anche perché tante volte mi toglie qualche ora di studio, quindi lì arrivo alla sera che ho passato più ore su Facebook e Twitter o a rispondere, perché poi io ho questa cosa che devo rispondere a tutti quelli che mi scrivono. Confermo, Poi adesso che su Facebook ho scoperto la categoria quelli altri, ho trovato anche messaggi antecedenti le Olimpiadi, basta, è finito. Cioè, lì ormai ho detto 10 al giorno almeno, se no... Però è importante anche perché per personaggi come noi ogni tanto riuscire a dare attraverso anche i social, quindi in maniera più divertente, in maniera concisa, un esempio anche ai più giovani, ormai ce ne hanno praticamente tutti. Lo vedo anche, mio fratello c'ha 17 anni, ha incominciato qualche anno fa, però c'era mia mamma che controllava, io ogni tanto entravo, però vedo mio fratello ogni tanto mi manda tipo 8 selfie differenti dicendo tu che sei social qual è la meglio, così, qui. Però noi, soprattutto per i più giovani, gli atleti più giovani, è importante, no? Riuscire a mandare un messaggio a maggior ragione è importante, poi ecco, bisogna sempre dargli il giusto modo. Ma mi piace perché vedo che c'è tanta interazione, vedo che ci sono tanti che ci seguono, poi il nostro è uno sport minore, se non facciamo conoscere così. Sport minore, insomma, però quarto posto alle Olimpiadi quest'anno. Spero se ne siano accorti anche quelli che lo reputano uno sport minore. Per me non lo è, anche perché noi appunto, soprattutto poi dopo le Olimpiadi, abbiamo avuto un boom di iscrizioni incredibili, ma anche appunto di ritorno di immagine molto, molto buono, come tutti gli sport dopo le Olimpiadi. Però... in particolare, ecco. Complimenti, complimenti. Grazie.